Clementino spicca il volo dopo The Voice e i vari incarichi in Rai. Un pezzo grosso della TV lo prende sotto la sua ala. Molto del successo delle varie edizioni di The Voice su Rai 1, dalla versione senior fino a quella con protagonisti i bambini, è dovuto a Clementino. Nasce come rapper, figlio della cultura e della tradizione partenopea, ma nell'ultimo periodo ha dimostrato di avere tante altre doti. Quella che all'inizio era una scommessa, lanciata per vedere se la televisione potesse essere un piano da abbinare alla carriera discografica, ora è diventato un lavoro a tutti gli effetti. Le sue ospitate hanno sempre lasciato il segno, fino ad arrivare alla conduzione di Made in Sud con Lorella Boccia, e poi, il grande contributo a The Voice. Clementino è simpatico, ma anche molto spontaneo e umano. In un mondo in cui si finge a favore di telecamera, cercando il più possibile di mascherare ogni tipo di emozione, lui se ne frega e va benissimo così. Laura Napoletana poi, aggiunge quel tocco in più per un risultato a dir poco fenomenale. Clementino spicca il volo, chi lo affianca per progetti non solo musicali. Il sipario su The Voice si è chiuso anche quest'anno, dopo una serie di puntate in prima serata che hanno generato dei successi notevoli. A livello di ascolti TV, la trasmissione condotta da Antonella Clerici è riuscita ad imporsi con uno share incredibile e sbaragliano avversari del calibro di Terra Amara. Questo appunto, e lo si è visto dal riscontro e dai commenti social, è avvenuto anche per Clementino, che talvolta ha dimostrato molto più di quello che gli veniva richiesto. Da semplice giudice e coach è sembrato quasi co-conduttore, con il massimo rispetto senza invadere lo spazio della conduttrice incaricata, che ha fatto il suo lavoro come sempre al meglio. Questo probabilmente ha fatto sì che tante persone, soprattutto dell'ambiente, mettessero gli occhi su di lui con l'eventualità di un futuro sempre più roseo in televisione. Lucio Presta, uno dei produttori più iconici nel mondo dello spettacolo, ha deciso di aggiungerlo ai suoi allievi. Dopo Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Amadeus, che da poco si è sganciato, arriva nella sua scuderia Clementino, con il suo talento e la sua ironia come un uragano. Che programmi o progetti in generale bollono in pentola per lui? Il comparto dell'intrattenimento in Rai è in via d'espansione e lui potrebbe dunque essere coinvolto in notevoli impegni tutti da scoprire. Non ci resta che attendere.